Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono sempre Lupo. Oggi andremo a vedere 5 consigli per velocizzare il vostro Final Cut Pro X. Vai col B-Roll. Ragazzi, 5 consigli per rendere il vostro Final Cut più veloce e più performante. Allora, guardiamo su Final Cut. Prima di tutto bisogna impostare qua sopra in alto, dove c'è scritto View, mettere invece che Better Quality, mettere Better Performance. Quindi lui va magari a sacrificare un pochettino di più la qualità, ma predilige appunto le performance del computer, quindi andrà molto più velocemente. Qua abbiamo un'immagine, dato che fuori fa caldo vi ho messo appositamente una bella immagine dove sta nevicando. Ok, secondo consiglio che vi posso dare è usare gli Optimize Media. Creerà un pochettino più di volume nel vostro hard disk, ma il vostro Mac sarà molto più performante leggendo il codec nativo del sistema operativo. Quindi, come fare gli Optimize Media? Si va sulla clip, tasto destro, Transcode Media. Per il momento Create Optimized Media e premo OK. Altro trucchetto per rendere più veloce il vostro Final Cut, nel caso magari avete un computer portatile che non ce la fa con gli Optimized Media, andiamo a creare i Proxy Media, ok, molto importanti, ci rendono appunto ancora più performante il nostro computer nel caso avessimo bisogno di queste funzionalità. Quindi, come nel caso degli Optimize Media, sempre tasto destro sulla vostra clip, non dovete assolutamente sostituirla in timeline, Transcode Media, e in questo caso gli mettete Create Proxy Media. Ovviamente potete farli contemporaneamente se già sapete che dovete assolutamente avere anche i proxy. Altro punto che rende molto più performante il vostro Final Cut è avere la lista, come nel mio caso, di clip, invece che, vedete qua in alto si può cambiare, vedete quanto tempo ci mette a ricreare tutte le thumbnail, le nostre preview, questa è perdita di tempo. Quindi si va qua, si mette la nostra lista, si va giù con la freccia e vediamo le clip, tanto ce le abbiamo anche nominate, bene o male sappiamo dove trovare e cosa trovare. Altra cosa, come nella lista, funziona molto anche in timeline. Andiamo a prendere una timeline più voglio prendere una timeline di un video che ho già fatto, conforme frame rate. Ok, molto bene. Guarda, quello sono io. Allora, adesso vado a zoomare indietro. Fateci caso quanto tempo ci mette a tirarmi fuori tutte le thumbnail. E il computer, se voi non lo sentite, va sta macinando come da bestia. Se io zoom di nuovo, vedete, continua. Se vado indietro, continua. E questo rallenta tantissimo il vostro computer. Quindi, come fare? Nel caso della 10.3 si va su questa iconcina della pellicola e qua possiamo decidere che cosa usare. La migliore, se avete problemi appunto di velocità, è questa. Potete renderla più grande, da questo zoom, potete zoomarci dentro. Questa è la più veloce in assoluto, lei, eccetera eccetera. Quindi spero di esservi stato d'aiuto anche questa volta. Queste sono le 5 cose che, a parer mio, rendono il vostro Final Cut molto più veloce e performante. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Lupo.